Cari ragazzi, quest'oggi ho una storia piuttosto inusuale, una coincidenza talmente assurda che ha veramente dell'incredibile e ve la voglio raccontare appunto in questo video. Allora, avete presente, no, che io ieri sono andato a fare il video alla stazione di Lucca e sono passato da Pisa Centrale dove c'era la LED, bla 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 bla. Quando ho preso il regionale per Lucca sono passato da San Giuliano Terme, da Ripa Fratta, insomma le stazioni classiche che si affrontano, e credeteci o meno, proprio a San Giuliano Terme, al PL, nello stesso istante in cui passava appunto il treno, il mio treno, il Jets, c'era Treni in Italia che stava facendo un video. Quindi senza volerlo, tra quei pochi treni che sono passati e che ha visto, c'era appunto il mio Jets. E nessuno di noi appunto poteva saperlo. In realtà lui probabilmente lo sapeva che io sarei andato a fare il video a Lucca, l'avevo detto in un video precedente che ora non esiste più, e probabilmente aveva in piano di andare a fare un video a San Giuliano Terme. La coincidenza è proprio questa, il fatto che appunto ci siamo letteralmente incrociati e nessuno di noi l'ha saputo. E se non ci credete, vi faccio vedere sia lo spezzone del treno dove c'ero io, sia i commenti che ci siamo mandati. Guardate un po'. Ebbene, il jet che avete visto è proprio quello che io ho preso e che appunto lui ha ripreso. Ripeto, eravamo a una decina di metri di distanza e nessuno lo sapeva. Se no, magari, chissà, avrei potuto fare un salto per conoscerlo di persona. Chi può saperlo? Comunque sia, questo era giusto un video per dirvi questa cosa. Visto che ho preso uno spezzone del suo video, vi metto il suo canale in descrizione, così andate a vedere tutto il video dove ci sono vari treni. E già che ci siete, guardate anche qualche altro video perché comunque sono molto interessanti. E niente, io saluto Treni in Italia e saluto tutti voi e ci sentiamo in un altro video. Ciao a tutti.